il rapporto tra tutti i vari organi esperti con il comitato scientifico per quanto attiene agli aspetti metodologici e alle scelte, a volte molto complesse e difficili da dover operare, deve garantire naturalmente un'attività come ente conservatore di tutti gli archivi, quindi tutto un lavoro di inventariazione, un lavoro di conservazione, un lavoro di consultazione costante. Elaborare e coordinare con i responsabili tutti i continui sviluppi e aggiornamenti della banca dati, questo in termine, come dire, informatico semplicemente, ma molto complesso. Tra l'altro adesso la banca dati è online, questo apre nuovi orizzonti e naturalmente anche crea parecchie complesse partecipazioni. Un coordinamento e un'assistenza a tutti i vari gruppi di lavoro, a tutti i ricercatori, a tutti i coordinatori universitari, la revisione delle schede prodotte solo da un punto di vista di omogeneità formale, e un continuo aggiornamento della manualistica. Vorrei lasciare sufficiente tempo a Matteo Panzeri per potervi illustrare al meglio Resi, la banca dati. Vorrei ringraziare l'associazione dei restauratori bergamaschi che ha voluto organizzare questa giornata. Spero, voglio dire, è un auspicio per i restauratori bergamaschi, ma vorrei che potesse diventare un auspicio soprattutto per i restauratori italiani, che possa crearsi un vero lavoro sulla professione non parcellizzata a livello locale. Bergamo, lo sappiamo, è un caso molto particolare, perché come prima in maniera ricchissima Caterina Bonvalsassina raccontava la storia, la nascita dell'ICR e quindi anni e anni di formazione di restauratori, a Bergamo effettivamente c'è stata una tradizione che è continuata fino a oggi, diciamo, di bottega, che ha continuato parallelamente, producendo restauratori assolutamente di livello nazionale, che erano il risultato di questa continuità. Abbiamo visto prima il restauro del Cenacolo fatto da Pelliccioli, ricordiamoci l'ultimo restauro della Pinimbrambilla che è avvenuto pochi anni fa, e Pinimbrambilla è una delle tante allieve di Mauro Pelliccioli. Certo, questa tradizione di bottega, a parte che è molto lontana da un canone formativo tipo Istituto Centrale Restauro, ci si sta domandando quanto anche possa avere un futuro, e quindi di nuovo quanto è fondamentale capire esattamente cosa può significare una formazione nuova in territori in cui non ci sono le scuole statali, in territori in cui forse all'università è domandato un ruolo, ma non sappiamo se è un ruolo sufficientemente sostenibile da quella che è un'università oggi e i suoi relativi problemi economici. Voglio ringraziare naturalmente tutti i membri del comitato scientifico che in questi anni hanno veramente lavorato con grande attenzione, e tutti i collaboratori dell'associazione Giovanni Seccosuardo che ogni giorno tengono acceso un po' il fuoco del progetto. Grazie molto.
Gianfranco Seccosuardo, con il suo consueto understatement, ha semplicemente enumerato tutte le attività che sono nate da quell'iniziale voto del 1995, e mi pare che le cose parlino da sole. Sul versante universitario sono convinta, e me lo confermano colleghi anche stranieri, che questo grande progetto di esplorazione degli archivi italiani ai fini della ricostruzione della storia dei restauratori e del restauro in Italia abbia costituito, ne sono convinta, il progetto più importante finanziato dal Ministero dell'Università negli ultimi 10 anni. Io ringrazio Lanfranco che sempre con il suo stile così sobrio, in realtà attraverso l'associazione Seccosuardo è stato il motore di tutto questo e continua ad essere il garante, direi il garante anche scientifico, oltre che organizzativo, di tutti questi tasselli che concorrono a costruire il mosaico delle ricerche. Ma a proposito di garante scientifico, ho molto piacere di presentare Matteo Panzeri, che coordina proprio sotto il profilo informatico e scientifico da molti anni, fin dall'inizio, la costituzione e la implementazione dell'archivio storico e banca dati dei restauratori italiani. Doppio piacere il mio di presentarlo, perché è stato uno dei miei allievi milanesi, non dico quanti anni fa, ma tanti anni fa. Prego. Matteo Panzeri insegna in diverse università, ma in particolare al Politecnico di Torino, alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici del Paesaggio, una disciplina specifica che è quella della documentazione informatica dei beni culturali. Grazie. So che i tempi sono ormai non facilmente sostenibili, quindi prenderò alcune scorciatoie. Metafonti per la storia del restauro, nuova conoscenza o scoperta in attesa, in realtà è già un linguaggio non tecnico, ma per rompere il ghiaccio partiremo dalle metafonti. Attorno alla metà dei passati anni 90 è stato uno storico medievista francese, Jean-Philippe Genet, nell'ambito di un acceso dibattito internazionale, gli storici lo facevano allora, relativo al rapporto tra ricerca storica e laboratori, a proporre il termine metafonte per indicare la riproduzione digitale della fonte, o meglio, la sua selettiva e parzializzante trasposizione numerica, alla quale però sono associati vari apparati, da termini di soggettazione e indicizzazione, ad altri tipi di metadati, a trascrizioni, fino a vere e proprie edizioni critiche e relazioni con altri documenti digitali. Queste metafonti offerte in rete diventano risorse condivise per la ricerca. Poiché ResiNet è anche un archivio di metafonti, mentre farò una breve introduzione, lascerò scorrere in rapida successione le immagini di queste metafonti, magari partendo da qualche riferimento bergamasco, Cavenaghi, Pelliccioli, Arrigoni, qualcosa che abbiamo già visto stamattina, e poi per scendere in modo in realtà un po' casuale verso Lecce, Napoli, Palermo, poi risalendo Roma, Firenze e via di questo passo. In una sequenza quindi casuale, tra opere e documenti e documentazione sulle opere, vedremo passare non solo nomi di restauratori, ma anche nomi di storici dell'arte, conservatori, ministri e funzionari. Come
come stamattina è già stato ricordato, 14 anni sono ormai trascorsi